Ciao e bentornati al bar della fotografia. Stasera con Silvio guardiamo come valutare la carta vecchia per la stampa analogica in camera oscura. Può capitare di trovare, cercando in internet eBay piuttosto che Subito, tutti quei siti dove si trova del materiale Fotografico. fotografico non nuovo, di trovare dei pacchi di carta tipo questi qua che ho trovato io. Come facciamo a sapere se è buona la carta? Io faccio sempre un test iniziale sul pacco di carta che consiste nel, adesso noi siamo in luce, dopo lo vediamo in camera oscura, consiste nel tagliare una fetta Prego. da un foglio. Di questa fetta farne dentro tre parti, ok? E che cosa succede? Una parte la andremo a esporre alla luce come siamo adesso, in modo che prenda il massimo della luce possibile. Una parte la tratteremo solamente come luce rossa, quindi la lasceremo come luce rossa, senza impressionarla. E una parte invece la buttiamo direttamente nel Fissaggio. fissaggio. Che cosa avremo quindi? Che la parte del fissaggio ci darà il bianco che può raggiungere la carta. Quella che è stata esposta alla sola luce rossa ci dirà se la carta è ancora buona per poter, oppure se è velata. Sei già velata. Esatto, quindi se comincia ad assumere. Ha già avuto un inizio di sviluppo Esatto, cioè per il se prende tempo. praticamente del grigio, Se giusto prende del Silvio? grigio. Mentre invece quella nera, scusate, quella che abbiamo esposto alla luce, Ci questa dirà qua ci darà massimo del il nero. massimo del nero. Esatto. Il risultato sarà una cosa del genere che poi andremo ad applicare sopra Alla scatola, alla quindi non scatola. apra tutto. Io metto sempre la carta così, in modo che questo è il nero che può raggiungere Al la massimo carta. della luce. Quindi questo è il pezzetto che abbiamo esposto alla luce come siamo adesso e poi l'abbiamo sviluppato e fissato. Il secondo pezzetto è, vedete che, adesso vabbè, qui non è la stessa carta, è quello che ha preso solo la luce rossa, Ci dà il bianco vero. che raggiungerà il bianco della foto Del di fatto. esatto. E vedete che in questo caso, su questo pacco di carta, è già leggermente velata. Mentre invece l'ultimo pezzo è il bianco puro che può avere la carta. Questa è un'ottima indicazione per capire se la carta è usabile o meno. Vi dico subito, in questo caso vedete che abbiamo già la carta leggermente velata. Ora tanti magari la È butterebbero. già sfruttabile ancora e Però, giusto Silvio, si può ugualmente va benissimo. usare perché in tante situazioni può anche Può aiutare. anche aiutare, esatto. Forte contrasto, magari già si toglie automaticamente. Oppure poi si può sbiancare se non è nel bianco buono, come chiediamo noi. Esatto, per cui quando la carta ha questi problemi possiamo procedere con la sbianca una volta, questo che è un. Sviluppato, Una volta che è stampato, stata stampata, possiamo procedere con la sbianca e andare a recuperare, togliere quel quel velo velo. di grigio, di nero che c'è. Quindi adesso noi, Silvio, cosa facciamo? Andiamo in camera Camera oscura oscura, e facciamo il test su questo che non abbiamo ancora su fatto. questo pacco che presumo sia uguale a quello. Questo era dello stesso dotto e anche di questo. Ecco, ci sono delle carte che sappiamo già, tipo Che non questa, vanno bene, che questa non va. vanno bene. Questa qui probabilmente la tetina, quando è vecchia, Va a finire va a male. finire male. Specialmente quelle che sono dentro, invece che la busta di plastica, la carta è dentro addirittura nei fogli di carta nera, che Esatto. hanno un odore sgradevole e poi sono già completamente scure. Non completamente scure, però sono già quasi non sfruttabili. Non sono più utilizzabili Non più praticamente. utilizzabili. Quindi Silvio, andiamo in camera oscura. Bene. No, fermi, fermi. Voglio fare una domanda prima. Ci
Ciao a tutti. È arrivato l'intruso. Ciao a tutti. Domanda, voi dite che questa carta scaduta, dopo un po' fa schifo questa. Non è più utilizzabile. Solo una da nuova, oppure una volta che hai sviluppato la foto, l'hai fissata così, rimane comunque la foto, rimane buona nel tempo, o decade anche una volta che... Una volta che se la carta è buona, quella rimane la foto, nel tempo. Perché quando l'hai fissata, se l'hai fissata bene, la fotografia rimane. Qui è il sapere se la carta è buona prima dello sviluppo, prima di procedere allo stampaggio, all'impressione allo sviluppo e fissaggio. Quindi andiamo. Eccoci Silvio, possiamo partire ad infrarossi, per cui possiamo partire a preparare i bagni. Lo facciamo, questo si può fare benissimo tranquillamente alla luce. Questo è il fissaggio. Questo è l'arresto. Acqua e acido citrico. E questo è il D72. Ha già lavorato, perciò non è più limpidissimo. Ma è ancora buono. Adesso qui non abbiamo ancora la temperatura, perché la temperatura è ancora un pochino bassa, penso. Difatti siamo a 18,5. Quindi attendiamo un attimo che si scaldi. Allora, abbiamo un riscaldatore e andiamo a accenderlo e andiamo a riscaldare. Dobbiamo portarlo sui 23-24 gradi per essere sicuri, però a 20 gradi andiamo già bene. Ok, attendiamo un attimo. Bene, adesso i liquidi sono andati in temperatura, quindi possiamo procedere. Spegniamo la luce bianca, siamo in luce rossa. Luce rossa, ok. Andiamo ad aprire la scatola. Per andare a tagliare il pezzetto di... i tre prima, pezzetti. Prima dobbiamo tentare di aprire la scatola. È scotch un po' vecchio. Sì, ma potevamo farlo anche alla luce. Ecco. È vero. Perché tanto la scocciatura non ce ne frega niente, anche alla luce. Adesso dovrebbe aprirsi. Bon, ok. Siamo in luce scura. Apriamo il nostro sacchetto. Questo è in plastica, perciò la carta è più protetta, mentre invece quando la carta è dentro nella carta, sacco di carta, abbiamo dei problemi. Quindi tagliamo una striscetta, una striscia, e questa striscia la facciamo in tre pezzi. In tre pezzi. Uno, vai via. Due, uno, tre. Ok. Allora, mettiamo via. Prima facciamo una cosa. I due pezzettini li mettiamo, uno nello sviluppo, uno nel fissaggio, subito. Li facciamo andare sotto, ecco. Quindi questo qui che è andato nel fissaggio sarà quello che darà l'indicazione del bianco. Sì. Quello che è andato direttamente nello sviluppo senza... darà la vecchiaia che ha la carta. Darà il velo. Il velo. Quindi dobbiamo aspettare un attimo adesso che vada a sviluppare. Ok, adesso è passato circa un minuto, poco meno. Riesci già a capire qualcosa, Silvio? Forse è buona. Andiamo a vedere questa nel fissaggio. Nel fissaggio questa si sta fissando, per cui quindi problemi non ce ne sono. Questo qui, ripeto, l'indicazione del bianco. Ok, possiamo passare dallo sviluppo e vediamo che anche lo sviluppo all'arresto non ha. Lasciamolo ancora macerare un pochino, dai, tanto un pochino. Sì. Taglio. Ok, sono passati ancora 30 secondi, quindi proviamo, lo mettiamo nell'arresto, lo facciamo macerare un pochino e lo buttiamo nel fissaggio e via, e cerchiamo però di lasciarli separati per poi poterli
controllare. Uno è di là e uno è di qua. Mettiamoci su questo. Ok, la ci metti la pinza e sappiamo che è quella che abbiamo utilizzato. Che abbiamo usato nello sviluppo. Adesso proviamo a fare una cosa. Diamo luce a questo pezzettino qua. Potremmo anche accendere direttamente la luce della stanza. No, non ancora, aspetta un attimo. Fai con l'ingranditore. Lo faccio con l'ingranditore. Io di solito lo faccio con la luce della stanza diretta, che è proprio il massimo, è più veritiero quello che sta facendo Silvio. Perché comunque la luce è quella che arriva dall'ingranditore, che ti dà poi il nero. Adesso proviamo a sviluppare e vediamo come viene. Questo qui dovremmo vederlo diventare nero, nero subito. Completamente. Cioè, non so se è girato giusto. Sì, ma magari c'è lo sviluppo un pochino lento, ma penso che stia arrivando. Ok, vedete che si sta annerendo. Intanto guardiamo gli altri due. Ci spostiamo indietro. Andiamo a vedere. E vediamo che quello che ha preso lo sviluppo, solo lo sviluppo con la luce rossa, per me è buono. È buono perché è confrontato con... perché lo individuo, eccolo là, con l'altro. L'altro. Dopo lo vedremo un attimo meglio quando è fuori. Ma così già a occhio si vede che questo pacco è buono. È buono. Ritorniamo su quella del nero. Sì, non gli abbiamo fatto prendere tanta luce, perché se adesso dovessimo prendere un altro pezzettino di... Però c'è anche lo sviluppo che è un pochino scarso. Ok, adesso, intanto che si fissano, ritorniamo alla luce normale. Ed eccoci ritornati con la luce normale, bianca, e questi qui sono i tre pezzetti. Adesso finiamo di fissarli, gli diamo una rapida asciugata e li andiamo a confrontare. Una lavatina prima. Adesso questo qui... Bene Silvio, adesso i tre test si sono asciugati, il risultato qual è? È questo. Quindi possiamo vedere, adesso qui abbiamo l'altro pacco che avevo già testato e questo qua. Questo qua sicuramente è buono rispetto, anzi è, diciamo che è buono. È perché, buono, buonissimo. Perché... perché se andiamo a mettere in fianco i pezzetti nell'ordine di qua, esatto, potete vedere che nel pacco questo, vedete, la parte che ha preso, che è stata sviluppata senza l'immagine, quindi in luce rossa, è nettamente più grigia di questa, che è praticamente quasi uguale a anzi, al bianco, se non uguale. Ma... sì, ma così è più che altro un invecchiamento. Esatto, quindi... questo pacco si è andata bene. È andata bene. Quindi con questo semplice test che potete fare in camera oscura potete capire se la carta è buona e così avete sempre un riferimento sui pacchi a che punto è l'invecchiamento della carta e quindi il velo di fondo, cioè questo colore che c'è, che comunque, vi ripeto, come abbiamo già detto prima, si può recuperare. Si può recuperare con la sbianca. Ok. Bene, per questa puntata è tutto. Dal bar della fotografia Bruno e Silvio vi salutiamo e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Iscrivetevi, like e condividi. Ciao! Ciao! Ciao!